La bella Selene si lamenta di Rocco Siffredi. Mi pare, credo che Selene sia una bella porno diva, porno star, una ex porno star. Io non lo so, non lo so. Leggo la notizia, io leggo una notizia, eccola qua la notizia, la leggo su TGCom 24. La notizia dice, la notizia del 22 febbraio 2023, il titolo è Selene contro Rocco Siffredi, due punti aperte le virgolette. Cioè, Selene dice, Rocco Siffredi utilizza le donne, una volta sul set mi frustò, chiuse le virgolette, punto. Sottotitolo, l'ex porno star si è raccontata in una intervista al Corriere della Sera, ricordando l'esperienza traumatica vissuta sul set con il divo dell'art. Il divo dell'art è Rocco Siffredi. Ma senti, Corriere della Sera, ma come? Corriere della Sera, ma tu hai intervistato questa bella pornodiva o ex pornodiva Selene, e perché non intervisti Serafino Massoni, Corriere della Sera? Non ti piace la cultura, Corriere della Sera? Non ti piace la cultura, Corriere della Sera? Ma come? Fai un'intervista alla bella e brava e buona pornostar o ex pornostar Selene, che non credo che abbia scritto dei libri. Non credo che sia, non credo che se lei abbia scritto dei libri, e non intervisti Serafino Massoni, che è questo qua, è Corriere della Sera. Ma non ti piace la cultura, Corriere della Sera? Guarda chi è Serafino Massoni, Corriere della Sera. Serafino Massoni è stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, poi Serafino Massoni è stato preside di ruolo di licei classici scientifici, ha scritto tante opere, vedi quante opere ha scritto? Lo sai, Corriere della Sera, io ho scritto pure un'opera in lingua inglese, è stata pubblicata a Londra, da Olympia Publishers. Corriere della Sera, interpreta Serafino Massoni, no? E fai una bella recensione a questa opera. Beh, continuo, io qua c'è un bellissimo articolo qua, un bellissimo articolo. C'è la foto della bella Selene, bella. E Selene torna a parlare del proprio passato e non perde l'occasione di criticare Rocco Siffredi, con il quale i rapporti non sono mai stati buoni. Questa Selene, però il vero nome è Luce Caponegro, e in una intervista al Corriere della Sera dice sul set mi diede una frustata così forte che dovettero fermare la scena, non ho più voluto lavorare con lui. Beh, ma senti Selene, cara Selene, sei tanto bella, brava e buona Selene, ma cara, ma che pretendi? Certo, Rocco Siffredi ha sbagliato a frustarti. Ma io per esempio so con certezza che ci sono delle pornostar che hanno abbandonato il mondo del porno perché i registi volevano che loro subissero, che so, la doppia, la tripla penetrazione. Penso che girare dei video porno con doppia, tripla penetrazione sia peggio di una frustata. C'è l'esempio della bella e brava ex pornostar italiana Yuki Kon, adesso fa la Expo, che abbandonò il mondo del porno, la bella, brava e buona ex pornostar italiana che adesso fa Yuki Kon, perché i registi volevano che lei venisse sfondata di dietro da cose enormi, capito? E lei disse no, io non mi faccio sfondare il mio backside da cose enormi, e ha abbandonato il porno, adesso fa la Expo, hai capito?
Se lei, ma cosa pretende? Io lo so benissimo che chi lavora nel mondo del porno, e specialmente chi lavora su OnlyFans, fa i quattrini per i primi 2, 3, 4 mesi e poi non batte chiodo. L'ho detto tante volte, cara, bella, buona e brava Selene, che tutte le girl che si mettono nel mondo del porno poi finiscono per fare dei escort, oppure finiscono a mangiare un piatto di minestra calda alla Caritas. Ha fatto male Rocco Siffredi a darti una frustata. Ma nel mondo del porno avviene di peggio, Selene, di peggio. Terribili sfondamenti, per cui si deve ricorrere poi alla chirurgia plastica. Terribili sfondamenti, tant'è vero che l'ha detto pubblicamente Yubicon, che lei non intendeva farsi sfondare il backside da cose enormi, perché i registi vogliono che gli sfondamenti anteriori e posteriori vengano effettuati cose enormi, mi pare che Yubicon parlò cose enormi come delle mazze di baseball. Ma perché ti lamenti? Perché ti lamenti? Basta per campare, basta fare la commessa in un supermarket, basta fare la barista, oppure si può fare la badante, che sono tanto ricercate le badanti, che l'Occidente è pieno di vecchietti che hanno bisogno di una badante. Io per esempio, tu sai Selene, ho 83 anni, sì, ancora sono creativo ancora, perché produco, capito, Selene? Senti Selene, guarda che io ti voglio tanto bene, Selene, sai? Tu Selene, mettiti nelle mani di Serafino Massoni, mettiti nelle mani e io ti faccio fare una carriera prodigiosa dentro la scuola, ti faccio laureare in materie letterarie, ti faccio vincere un pubblico concorso, Selene, un pubblico concorso, ti faccio avere una cattedra di materie letterarie o filosofia, storia in un liceo classico e scientifico, hai capito? Mettiti nelle mie mani, Selene, scrivimi, mandami il tuo preciso recapito postale, io a mie complete spese, Selene, ti farò pervenire una copia di questo mio ultimo romanzo, capito, Selene? La commedia dell'imperatore è un romanzo storico ambientato tra il 1200 e il 1250 dopo Cristo, e tu Corriere della Sera hai intervistato Selene, hai intervistato Marco, ma Selene non mi risulta che abbia scritto dei libri, perché non intervisti Serafino Massoni, Corriere della Sera? Guarda chi è Serafino Massoni, Corriere della Sera. Ma non ti piace la cultura a te, Corriere della Sera? Non ti piace la cultura? Corriere della Sera. Dai, Corriere della Sera. Anche tu, Corriere della Sera, fammi pervenire il tuo preciso recapito postale. E io, Serafino Massoni, a te, Corriere della Sera, non solo a Selene, ma anche a te, ti farò pervenire una copia di questo mio romanzo storico, così tu, Corriere della Sera, ne farai una bella recensione nelle pagine culturali. Va bene, Corriere della Sera? Va bene, Selene? Mi sono spiegato, casomai non mi fossi spiegato, andate tutti in libreria a comprare una copia della commedia dell'imperatore. Mi raccomando, Corriere della Sera, mi raccomando, hai capito? Devi privilegiare la cultura. Se intervisti Selene, che non ha scritto niente, e perché non intervisti Serafino Massoni, che di libri ne ha scritti tanti, Corriere della Sera? Ok, Corriere della Sera? Ok? A tutti tanti cari saluti dalla commedia dell'imperatore.